Quarta puntata di questo ciclo dedicato a banche, economia e finanza. Oggi parliamo delle agenzie di rating. La spiegazione di questo video che intanto vedete girare alle mie spalle in grande è nella puntata precedente. Perché parliamo di agenzie di rating? Perché pur essendo queste aziende private, come può essere una fabbrica di scarpe, una fabbrica di mobili, una fabbrica di frigoriferi, queste hanno delle attribuzioni che la legge considera vincolanti in molti paesi. Cioè, in alcuni paesi la legge dice che se una determinata società non è valutata sufficientemente bene da queste agenzie, non può essere oggetto di determinate operazioni. Ed ecco che abbiamo già dato una spiegazione di cosa sono le agenzie di rating, perché rating in inglese significa giudizio, valutazione. Quindi sono aziende private il cui servizio che offrono a pagamento è quello di valutare quanto sana è un'azienda, oppure addirittura. E qui capite che la cosa si fa decisamente ancora più importante, un intero paese, un'intera nazione. Cioè queste agenzie private danno un giudizio sulla solidità finanziaria non solo di singole imprese o gruppi di imprese multinazionali raggruppate, ma anche di intere nazioni. Ora, fino all'altro giorno, quando si parlava di agenzie di rating, era sufficiente questo tipo di definizione. Da qualche mese, qualche anno, è subentrata una nuova tipologia di agenzie di rating, diciamo una sottofamiglia. Il rating, la valutazione ESG. La vedremo alla fine, ma è l'ultima, diciamo, è l'ultima novità. Parliamo in generale. Come dicevo prima, in alcune nazioni il ruolo delle agenzie di rating è normato per legge. Pensate che anche le banche centrali, compresa quella europea, la Banca Centrale Europea, affidano ai voti delle agenzie di rating la valutazione dei titoli che possono essere acquistati nell'ambito degli interventi sul mercato aperto. Ora, come vedete qui già da Wikipedia, che fa già una bella presentazione, una delle principali, diciamo, problematiche sta nel conflitto di interesse, perché queste società vengono pagate non dagli stati, non da un ente pubblico, ma dall'azienda che vuole una valutazione su un'altra azienda o su se stessa. Quindi c'è un interesse legato al fatto che io ho un cliente che mi chiede una valutazione che può essere anche su se stesso. Non è sempre che il cliente mi chiede una valutazione su un'altra azienda. Molto spesso è l'azienda stessa che si rivolge a me, agenzia di rating, e vuole una valutazione su se stessa per la quale mi pagherà e la cui valutazione sarà poi importantissima per la mia vita futura. Perché? Perché il mondo, diciamo così, degli affari si affida a queste agenzie di rating per sapere quanto può essere affidabile una determinata azienda. Quindi io ho tutto l'interesse, se sono l'azienda che vuole essere giudicata, a far sì che quel giudizio sia il migliore possibile. Ora, un altro grosso problema, oltre al conflitto di interesse, è quello di un sostanziale oligopolio. Allora, spesso avete sentito parlare delle tre agenzie di rating. Non è che ne esistano solo tre, ne esistono molte di più, ma in pratica il mercato prende come punto di riferimento il giudizio di tre storiche
agenzie di rating che tra l'altro, guarda caso, sono tutte e tre degli Stati Uniti. In realtà una delle tre fino a qualche anno fa era francese, ma è stata abbastanza recentemente acquistata anch'essa ed è diventata statunitense. E quindi siamo di fronte a un oligopolio in cui tre soggetti privati giudicano praticamente il mondo intero, singole aziende, intere nazioni. Tra l'altro sono società, parlando di oligopolio, che rafforzano il loro oligopolio anche mediatico, perché la Standard & Poor's è una divisione del colosso americano dell'editoria e dell'informazione McGraw-Hill, quindi ulteriore rafforzamento di oligopolio. E, tra l'altro, le agenzie di rating sono esse stesse quotate in borsa e sono esse stesse multiproprietà, nel senso che il McGraw-Hill non è che ha il 100% di questa della Standard & Poor's, è quotata in borsa e è di proprietà anche di grandi fondi di investimento, di altri azionisti, tra cui società molto famose di cui non faccio il nome perché non vorrei fare ulteriore pubblicità, ma sono fondi di investimento che spesso si sentono menzionare nei giornali, nei telegiornali. Moody's è la seconda grande agenzia e anch'essa è controllata da grandi investitori finanziari e gestori del risparmio. E l'ultima è Fitch, con un capitale che è posseduto ora da un'agenzia, da un'altra azienda statunitense. In realtà c'è anche un'agenzia cinese che sta, diciamo, crescendo di importanza, ma ribadisco, l'oligopolio è ancora estremamente concentrato in queste tre grandi agenzie statunitensi. Ora, come dicevo prima, il mercato, gli operatori fanno affidamento sui loro giudizi. E quindi cosa avviene? Avviene che spesso siamo di fronte a una situazione che viene chiamata aspettative che si autoavverano, profezie che si autoavverano. Perché io do un giudizio buono su quell'azienda, il mondo, il mercato vede che il mio giudizio è buono, compra azioni di quell'azienda e gli fa credito anche più facilmente, perché non c'è solo un discorso di comprare e vendere azioni, c'è anche un discorso di accesso al credito. Migliore è il mio giudizio finanziario e migliore è la possibilità che io abbia denaro in prestito in maniera facile e conveniente. Quindi l'agenzia di rating di valutazione dà un buon giudizio, il mondo si predispone bene verso quell'azienda, compra le sue azioni e quindi salgono di valore in borsa, e questo può scatenare un effetto ugualmente a catena, e le banche mi prestano soldi facilmente e quindi sono ulteriormente agevolato nel mio business. Come detto, i servizi di queste agenzie vengono pagati dalle società che ordinano tali servizi e non da coloro che dovrebbero essere gli utilizzatori ultimi di questi giudizi e che quindi si aspettano la massima imparzialità. È un po' come se uno studente pagasse il professore che deve giudicarlo. Voi capite bene che potrebbero essere assolutamente onesti entrambi, però la cosa si presta a una valutazione, a un conflitto di interesse. Un altro importantissimo fattore da prendere in considerazione è naturalmente la giustezza dei giudizi che vengono emanati da queste agenzie di valutazione. E non è certamente una cosa di poco conto, visto che sono andate incontro parecchio di sovente a errori estremamente grandi. Il caso più eclatante fu quello della crisi, la grandissima crisi finanziaria del 2008, in cui queste agenzie valutavano in maniera ottima
quella che sarebbe stata poi la banca che, fallendo, diede il via alla crisi. Cioè, il giorno stesso in cui quella, o meglio, la settimana precedente del fallimento della banca, della Lehman Brothers, questa aveva un giudizio ottimo da queste agenzie di rating, nonostante il fatto che avesse già perso l'80% del proprio valore, quindi c'era già un segnale fortissimo della crisi di Lehman Brothers, ma fino all'istante del fallimento venivano ancora giudicate con il massimo punteggio possibile, come se fossero la migliore azienda di questo mondo. Quindi ci sono anche problemi proprio di giustezza nella valutazione delle aziende che appunto vengono prese in esame da queste agenzie di rating. Le agenzie di rating valutano intere nazioni. Ora, il problema qual è? Che il mercato finanziario e quindi le banche centrali che si prestano denaro tra di loro, gli investitori in generale, sono più o meno propensi ad aiutare una nazione, tanto più questi giudizi sono positivi. Quindi un declassamento del giudizio di una nazione da parte di queste aziende private può determinare, anzi determina, ha determinato in tutti questi anni, nei decenni passati, una pesante riduzione delle opportunità finanziarie, economiche di quel paese. E questo, ribadisco, viene fatto da agenzie che sono private. Ora, è altrettanto vero che queste agenzie sono oggetto di controllo. Sono oggetto di controllo a livello internazionale dall'IOSCO e a livello dell'Unione Europea dall'ESMA. Sono tutte agenzie che appunto mirano a garantire che questi giudizi siano i più oggettivi e reali possibili. Dopo la crisi del 2008, di cui vi ho parlato prima, gli Stati Uniti introdussero anche delle misure per aumentare la trasparenza e la responsabilità delle agenzie di rating. E qualche volta le agenzie di rating sono state sottoposte a multe, ma per cifre talmente poco incidenti sul loro fatturato che qualcuno potrebbe ragionevolmente pensare che si tratti di un rischio calcolato, cioè l'agenzia guadagna talmente tanto che anche se ogni tanto prende una multa perché è stata scoperta a fare qualcosa di non regolare, tutto, diciamo, rientra nella normalità operativa della stessa. Quanto detto sinora vale anche per l'ultima nata a livello di tipologia di agenzie di rating. Come dicevo, è una sottofamiglia. Le agenzie che fanno o solamente o anche il rating cosiddetto ESG, sempre acronimi, diciamo, inglesi. ESG significa Environmental Social Governance, quindi ambiente sociale e gestione manageriale dell'azienda. Quindi da una parte abbiamo sempre avuto storicamente le agenzie che fanno un giudizio semplicemente sulla solidità finanziaria dell'impresa. Quindi quando si parla di agenzie di rating in generale si parla di un giudizio semplicemente sulla solidità economico-finanziaria di quella impresa. Invece, quando si parla, e quindi si deve specificare, di rating, quindi giudizio ESG, si parla di una cosa che è assai, può essere assai diversa, cioè si parla di quanto quell'azienda, a prescindere dalla sua stabilità e solidità economica, sia un'azienda amica dell'ambiente,
amica del sociale, quindi che si comporti nel territorio in maniera congrua, e con una gestione manageriale anche lì che abbia dei criteri di meritocrazia, di democrazia interna, eccetera, eccetera. Quindi non si parla, nel caso della ESG, di quanto sia solida quell'azienda, quanto sarà in grado di onorare un debito, quindi di ripagarlo, o di fare profitti nel futuro, ma si giudica solamente quanto appunto è ambientalmente buona, quindi non faccia inquinamenti, e quanto appunto il suo impatto a livello di territorio e quanto la sua gestione interna sia, diciamo, il più corretta possibile. E capite che quindi qui si aprono ulteriori problematiche rispetto a quelle raccontate finora. Questo perché, per esempio, la Standard & Poor's ha assegnato a un notissimo produttore di auto elettriche, non voglio fare il nome, ma un notissimo produttore di auto elettriche, diciamo quello per eccellenza che è partito tra i primissimi, americano, un rating ESG, quindi stiamo parlando appunto quanto si è amici dell'ambiente, molto peggiore rispetto a una notissima multinazionale del tabacco. Ora, chiaramente il tabacco è una pianta e quindi chiaramente diciamo, rientra nella coltivazione come fosse una qualsiasi altra specie erbicola, però le sigarette fanno venire il tumore. Questo è assodato ed è riportato, fanno venire il tumore, aumentano il rischio di avere quella determinata patologia, oltre che a tantissime altre. Quindi a livello di social, cioè di quanto si comportano, di quanto siano amiche in questo caso degli esseri umani, sinceramente non capisco come si possa giudicare un produttore di un prodotto che genera dipendenza e che soprattutto genera un grosso aumento di rischio di patologie molto 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 gravi. Non so come lo si possa giudicare migliore, molto molto migliore rispetto a un produttore di veicoli elettrici che diminuiscono l'impatto rispetto ai veicoli a scoppio. E qui vi rimando al mio ciclo sulla transizione energetica, in cui sfattiamo per l'ennesima volta con numeri e con dati alla mano l'impatto dei veicoli elettrici. E, altro caso, sempre questa azienda di veicoli elettrici viene giudicata peggiore anche di una nota multinazionale di petrolio. È notissima, una delle veramente più grandi multinazionali del petrolio mondiale, e ancora una volta non si capisce come si possa giudicare meglio a livello ambientale un soggetto che fa parte di quella filiera che produce il 75% dei gas climalteranti, cioè la filiera fossile. Quindi ho grandissimi grandissimi dubbi su questi giudizi che vengono emanati da queste grandi aziende, grandi agenzie di rating, di cui quando si sente il nome sul telegiornale o sul giornale, molte credono siano qualcosa di molto simile all'oracolo che ha la verità assoluta, e invece la verità assoluta non ce l'ha, a volte per incompetenza, come nel caso appunto della crisi Lehman Brothers, in cui quella banca veniva giudicata in maniera eccezionale fino al giorno stesso in cui portò i libri in tribunale per fallimento, e altre volte ci può essere anche qualche cosa di peggio. Allora, a livello di soluzioni, al di là del fatto che diciamo le macro categorie di soluzione sono ovvie, quindi sono maggiore trasparenza, diversificazione, regolamentazione rafforzata, agenzie di rating indipendenti, ma qui ci troviamo di fronte al classico problema
in cui in realtà il problema vero siamo noi stessi consumatori che vogliamo garanzie dove garanzie non ci possono essere, che vogliamo la sicurezza di investire il nostro denaro nell'azienda migliore possibile, o nei fondi, o nei, diciamo, nei BOT, nei CCT, quindi nei titoli, nelle obbligazioni pubbliche, vuoi italiane, vuoi di altri paesi, anche lì con la garanzia del miglior rendimento possibile. Quando in economia e in finanza queste garanzie non esistono, non possono esistere, non vi è certezza, non ci può essere certezza che una determinata azienda, per quanto abbia un'idea brillante, per quanto abbia dei manager brillanti, un prodotto buono, negli anni mantenga tale posizione. Ricordiamoci sempre l'esempio della Kodak, leader mondiale delle pellicole fotografiche, i giovani boomer che magari qualcuno guarderà questo video, non sanno neanche magari cosa sono le pellicole, le hanno sentite nominare. Erano appunto il supporto fisico che serviva, poi si portava in appositi negozi, le pellicole venivano sviluppate e ti davano le fotografie su carta. E la Kodak era il leader mondiale, anche i film naturalmente si giravano su pellicola. Azienda ottima, azienda sana, ma non ha previsto l'avvento dell'elettronica, del digitale, delle foto digitali, dei film digitali ed è fallita. E cosa dire della Nokia? Un'azienda digitale, un'azienda leader sul mercato dei telefonini, un'azienda che faceva ottimi prodotti con chiaramente tutto quello che ne consegue, ma che è stata spiazzata in pochissimo tempo dall'avvento degli smartphone. Lei non abbracciò immediatamente gli smartphone, non abbracciò immediatamente i nuovi sistemi operativi che venivano assieme agli smartphone, quindi Android da una parte e il sistema operativo degli iPhone, rimase nella sua nicchia che velocemente, da essere i dominatori del mercato, velocemente si compresse talmente tanto che ne portò al fallimento. Quindi non ci può essere garanzia che un'azienda vada sempre bene, tantomeno che mi dia guadagni elevati in poco tempo. Ed è questo un altro dei principali problemi nostri, di noi esseri umani, che non solo vogliamo garanzie di guadagno, ma lo vogliamo anche veloce. Lo vogliamo anche veloce. Vogliamo che i nostri risparmi, i nostri investimenti, chi li ha, rendano tanto e velocemente. Quindi, ancora una volta, tutta questa spiegazione, che comunque ritengo indispensabile per chiunque, io la faccio anche per mia figlia che ho verificato la scuola, non gli ha dato minimamente questo tipo di competenze importantissime. Oltre a avere queste conoscenze di base, ma è necessario capire che va cambiato proprio il nostro modo di vedere il denaro. Il denaro è uno strumento, non è l'obiettivo, è un mezzo, non è il fine. E quindi chi ha la fortuna, la capacità, l'intelligenza di aver accumulato dei risparmi, non può pensare di volere la moglie ubriaca e la botte piena, cioè volere tanto rendimento garantito, veloce, e che questo sia anche etico, perché un rendimento per essere di lunga durata, quindi sano, deve svilupparsi su attività agricole, industriali, commerciali, di servizi che siano fortemente etiche. Questa è l'unica radice che può garantire il massimo in termini di lunga durata, di buona vita di un'azienda. La sua eticità. Un'azienda può fare moltissimo profitto in poco tempo, ma se non è etica, prima o poi, come si dice, i nodi arriveranno al pettine e prima o poi verrà
surclassata da altri soggetti. Un'azienda che invece si muove ricercando non solo il proprio interesse, ma anche quello di tutta la sua filiera, dipendenti, fornitori, clienti, ecco che è un'azienda che avrà le migliori possibilità di durare nel tempo. E siamo noi a dover scegliere queste aziende, perché se noi privilegiamo l'azienda più l'azienda più aggressiva, quella che ha scelto il testimonial più figo del momento, l'azienda che ha un atteggiamento molto come si dice che osa molto, che è estremamente varia nei suoi approcci con la clientela, sempre, ripeto, in senso aggressivo, e non privilegiamo invece quelle che si muovono nella maniera più onesta e, ribadisco, più etica possibile, ecco che continueranno a succedere disastri come quelli del 2008, che furono appunto generati da un atteggiamento di tutto il sistema finanziario economico mondiale che voleva massimi guadagni in poco tempo. Quindi ancora una volta la scelta che va fatta, al di là del fatto che l'Unione Europea si sta impegnando per regolamentare ancora meglio, vediamo se il computer ci fa la grazia. Qua avevo preparato due notizie di siti che appunto riportano come l'Unione Europea stia approvando normative per regolamentarle meglio, ma lo dico già io senza aspettare, visto che non si caricano queste pagine, lo dico ancora io, è impossibile avere una soluzione completa. L'unica soluzione che dà le migliori garanzie è quella appunto di scegliere istituti che praticano la finanza etica e che quindi fanno investimenti che nel mio blog, che state vedendo in questo momento, trovate moltissimo materiale appunto sulla finanza etica. Per chi vuole approfondire, ce n'è veramente tantissimo. Io vado molto veloce, ma ce n'è veramente tantissimo che ho raccolto nel corso di questi anni. Mentre ricordo sempre, per chi non lo sapesse, che i 10 anni trascorsi in Senato li ho raccolti in questo libro, che è totalmente gratuito, è in digitale, è totalmente gratuito, e essendo in digitale ha anche il vantaggio di poter usare la ricerca con le parole chiave. Quindi se io faccio il classico trova e metto per esempio banche, vedete che immediatamente trovo tutti i punti, in questo caso 60 punti, in cui io parlo di banche. E quindi potete vedere tutte le volte appunto in cui parlo di banche, e come dico sempre, le scritte in blu sono link che riportano alle fonti originali di quanto affermo. Quindi tutte le frasi in blu che vedete sono appunto i link che riportano i documenti ufficiali di quanto affermo. E questo link lo trovate gratuitamente, scusate, questo libro lo trovate gratuitamente su Edizioni Ambiente, quindi lo potete scaricare in maniera assolutamente gratuita. Bene, detto questo, vi do appuntamento alla prossima puntata e vi ricordo che le precedenti le trovate sempre nel mio blog personale, Tracce. Buona giornata.